direttamente da Toronto, sono le 6:26 della mattina, noi siamo svegli da questa mattina alle 4, 4 e mezza più o meno perché il fuso si è fatto sentire, però siamo riusciti a dormire tutta la notte. Mi sono messa questo microfono perché oggi utilizzerò un'altra videocamera e spero si senta meglio col microfono perché quando non lo utilizzo si sente un pochino poco. Comunque noi ora scendiamo a fare colazione e dopo si parte perché questa mattina andiamo con la guida a fare un giro di Toronto e a vedere le principali attrazioni. Sono qui con il mio compagno di avventure. Buongiorno, Come hai buongiorno a tutti. Benissimo, dormito? è già passato un giorno, sono già triste. Sta già No, passando scherzo, troppo veloce, no, scusa. scherzo, però per ora, cioè, non abbiamo ancora visto niente, però solo dalla vista della camera è bellissimo tutto, quindi non Siamo vediamo molto l'ora di curiosi. iniziare. Sì, siamo molto curiosi, ma prima cosa dobbiamo andare a fare colazione, Sì, perché ragazzi. abbiamo una No, abbiamo fame una fame, incredibile. poi ieri sera abbiamo mangiato solo un hot dog. Ma cos'è sto Pazzesco. peloso? Ho messo il microfono così si sente meglio. Allora, colazione di questa mattina con uova e un croissant. E del caffè. Colazione fatta, io ho mangiato, vabbè, avete visto le uova Oh no, si è visto? sì, ho fatto Ah, vedere ok. la colazione, la tua no, però lui ha mangiato anche il bacon, quindi uova con bacon Buono, buonissime. Abbiamo anche buono, trovato un po' di frutta perché ieri non abbiamo mangiato frutta, buono. io se non mangio frutta vado in banana. Vado in banana se non mangio frutta. E nulla, ci siamo presi anche due mele da tenere nello zainetto. Ora abbiamo dato le valigie al signore che le carica sul bus che poi le porterà nel prossimo hotel, perché questa mattina stiamo nella città di Toronto e visitiamo Toronto, mentre invece nel pomeriggio andiamo alle cascate del Niagara e stasera dormiremo lì. Quindi siamo carichi, danno un po' di temporale nel pomeriggio, speriamo che non Vabbè, piova, vediamo, vediamo, però dai. Ma noi non ci ferma niente. no, facciamo vedere l'outfit. Io sono vestita con pantaloni The North Face, una, come si chiama, canottierina che ho preso da Primark e una camicetta di Scout, Leo maglietta Nike, pantaloni anche lui The North Face e poi vabbè, scarpe lui le Oca, io le Adidas e ora siamo pronti per andare. Let's go!
Siamo appena tornati in hotel, siamo qui alle cascate del Niagara, vi faccio vedere la stanza, lì c'è Leo ragazzi, siamo fradici, fradici, zuppi, comunque sono state bellissime. Questa è la stanza, gigantesca, la vista è sulla piazzetta. E praticamente laggiù adesso non si vedono, ci sono tutte le cascate. Bellissimo. Sei contento? No, ragazzi, cioè, siamo partiti col botto qua, incredibile. Dopo ne Siamo parliamo. clamorè. Adesso vi faccio vedere anche il bagno, che è qui. Se trovo la luce. Ta-da! Room tour finito. Comunque, siamo appena tornati dalle cascate del Niagara, ora mi sciolgo anche i capelli perché ci avevano dato l'impermeabile e vi faccio vedere che sono fradici spolti perché nonostante l'impermeabile ci si bagna tantissimo, infatti non sono riuscita a riprendere troppo quando siamo passati proprio sotto perché cioè, veniva giù a secchiate l'acqua, ci siamo tutti lavati, però avevamo gli impermeabili. E la giacca antiacqua, i pantaloni idrorepellenti, le scarpe in Gore-Tex, bla bla bla, però è stata davvero un'esperienza incredibile. Cioè, ti tolgono veramente il fiato appena le vedi, boh, cioè, allucinante. Tra l'altro è stata una giornata bellissima, ho ripreso un po' Toronto, poi vabbè le cascate del Niagara, ora sono circa le 6:30 di sera, quindi tra un po' No, sono le 6:30. sono le Alle 6:30, andremo a cena e stasera dovrebbero esserci fuochi d'artificio. nove e Sperando che mezza. non piova perché a un certo punto nel viaggio da Toronto a qui diluviava, però poi è uscito anche un pochino di sole, quindi andremo a vedere i fuochi stasera, sempre sulle cascate. E basta, ora ci facciamo la doccia. È stata veramente una giornata, fino ad ora, una giornata pazzesca. Incredibile. Canada, Siamo siamo estasiati. Io sono estasiato, la Bea pure, la Bea è contentissimi. tutto il giorno così. Siamo contentissimi. Dopo vi faccio anche vedere cosa ho comprato perché a sto giro di souvenir ne ho presi. Faccio vedere cosa mi sono comprata. Allora, questa felpa pazzesca grigia con scritto Niagara Falls. Cioè, potevo io non comprarmi una felpa grigia con scritto Canada e Niagara Falls? Impossibile. Poi un cappellino, anche questo bellissimo. Cioè, io avrei comprato tutto il negozio e poi questo beauty. Sempre con scritto Niagara Falls, anche lui è troppo troppo carino. Qui ci metto tutte le mie cose per fare video, cavetti, power bank, robe varie. Quindi questi sono stati i miei acquisti. Avrei svaligiato il negozio e in più abbiamo comprato anche solite calamite, cartoline e portachiavi vari. Buongiorno, oggi è il secondo giorno, sono le 7:10, noi abbiamo appena finito di fare colazione, questo è il mio outfit della giornata con canottierina H&M, camicetta in jeans presa a mercatino vintage, pantaloni The North Face, sempre presi su Vinted e scarpe Adidas. Noi siamo pronti perché questa mattina abbiamo da fare un po' di chilometri perché andiamo ad Ottawa. Quindi tra 20 minuti si parte. Ciao camera, mi mancherai. Comunque le cascate del Niagara sono state veramente, veramente pazzesche, incredibili. Cosa vuoi dire delle cascate? Voglio ritornare, Sì. cioè vorrei rifare un tour adesso sul battellino. No, sono state veramente incredibili, esperienza unica, bellissime, bellissimo, davvero. Thank you.
appena arrivati in stanza ad Ottawa, ora vi faccio il room tour. Partiamo dal bagno. C'è anche Leo. Ciao. Abbiamo il bagno. Qui abbiamo la doccia, a differenza degli altri posti, dove c'era la vasca. Poi non so per quale ragione mettono sempre due letti matrimoniali, forse perché hanno queste stanze qua enormi. Vabbè, TV, solito, scrivania. Siamo al secondo piano e l'unica cosa è che non abbiamo la vista perché dalla vista sul nulla qualche palazzo laggiù. Però questa è la stanza, devo dire che sono tutte molto molto carine. Ora andiamo a mangiarci qualcosa perché sono già le 7 di sera. Abbiamo cenato e ora ci stiamo mangiando questa coda di castoro, che è una sorta di bombolone schiacciato, tipo una frittella molto dolce e molto buona. Stasera abbiamo mangiato in un ristorante italiano e le ho preso la pizza ed era Devo buonissima. dire che era buona. Cioè, per essere all'estero era veramente buonissima. Ovviamente in Italia da noi è più buona, però tanta roba. Io ho preso una caprese e prima ci siamo presi perché una ragazza su YouTube mi ha scritto che è di Toronto di assaggiare, com'è che si chiamava, il poutine, non so come si pronunci. E allora l'abbiamo preso, che è un piatto tipico del Quebec con patatine fritte, caglio di forma cagliata, formaggio insomma, e poi messe in un brodino di carne. E quindi l'abbiamo assaggiata. Ora ci facciamo un giretto per le vie di Ottawa, che tanto per cambiare è molto bella. Diciamo che ci stiamo un po' innamorando del Canada. E un elicottero. E poi dopo torniamo in hotel, che dobbiamo ancora farci la doccia perché domani si riparte già per un'altra destinazione. Cosa vuoi aggiungere? Canada è molto bello, i canadesi sono molto fortunati. Tra l'altro prima abbiamo incontrato un gruppetto di persone italiane che hanno parenti qua in Canada. Ci siamo messi a chiacchierare, abbiamo fatto un casino proprio tipico da italiani in mezzo tipo a una piazzetta. Che ridere. Anche Ottawa non ci sta deludendo. Spettacolo. E poi la cosa veramente assurda di queste città gigantesche è la tranquillità con cui tu puoi girare per strada qui in Canada. Io non mi scorderò mai, appena siamo arrivati a Toronto che ci hanno lasciato in hotel, una tranquillità, cioè a Roma, Milano, ma anche solo Bologna, che comunque sono città molto grandi da noi, sarebbe impensabile poter girare con questa tranquillità, veramente. Questo invece è il Parlamento. Guardate che meraviglia, vabbè. È uno spettacolo. Tra l'altro, boh, sembra di essere a Hogwarts. Questo è il nostro hotel. Ora entriamo che per oggi abbiamo dato, possiamo andare a dormire. Guardate che negli hotel ci sono le scale mobili, anche nell'altro dove eravamo. Alle cascate del Niagara c'erano. E guardate questi che belli. Che cos'è questa? Ah, per le lettere, dove potremmo spedire una cartolina. Noi siamo sfatti. Tra l'altro dobbiamo ancora farci la doccia. Anche questo vlog giunge al termine, io vi saluto, mi raccomando rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni ovviamente usciranno gli altri vlog. Da Ottawa è tutto. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!